La miastenia grave è una malattia autoimmune rara delle giunzioni neuromuscolari, caratterizzata da debolezza con affaticamento dei muscoli volontari. Approfondiamo alcuni aspetti di questa malattia poco conosciuta con Romina Gibertoni, segretaria di AIM, Associazione Italiana Miastenia e Malattie Immunodegenerative, Amici del Besta ODV. Allora, Romina, ci puoi dare qualche informazione sulla malattia, come si manifesta, a che età insorge e anche cosa comporta? Sì, allora, buongiorno a tutti. La miastenia gravis è una malattia neurologica rara, orfana di attenzione. È una malattia autoimmune, cioè significa che il corpo diventa nemico di se stesso e colpisce il sistema muscolare. I sintomi più frequenti sono la diplopia, quindi la visione doppia, difficoltà a parlare e a deglutire e comunque un affaticamento generale. Se non è riconosciuta, non viene riconosciuta in tempo, può essere mortale. Invece, se è diagnosticata abbastanza velocemente, si può curare bene. Non c'è un'età precisa in cui può insorgere, può comparire dai 2 anni ai 90 anni. E comporta delle difficoltà a livello motorio e a volte porta anche alla incapacità di compiere le azioni più semplici della vita quotidiana, come ad esempio spazzolarsi i capelli o lavarsi i denti. Ecco, quali sono i bisogni più importanti dei pazienti, i bisogni principali e anche quanto impatta la malattia nella vita quotidiana? Allora, il bisogno principale del paziente è sicuramente quello di riuscire a condurre una vita normale il più possibile. Adesso il farmaco più utilizzato per tenere sotto controllo questa malattia è il cortisone, con tutti gli effetti collaterali che derivano da questo. Altri bisogni sono sicuramente a livello, a ottenere i diritti dal punto di vista assistenziale. Che sono previsti per le persone che hanno disabilità, che comunque hanno una malattia rara e per i loro caregiver. Spesso le persone che hanno la miastenia non ottengono questi diritti, come ad esempio la pensione di invalidità o la legge 104, e questo dipende ancora dalla scarsissima conoscenza da parte delle commissioni mediche, riguardo sempre che non conoscono appunto la miastenia, che sono chiamate a svolgere queste valutazioni. Altri bisogni sono sicuramente a livello lavorativo, cioè avere una tutela dal punto di vista lavorativo. Molte persone che hanno la miastenia hanno perso il lavoro perché con la miastenia diventa difficile poter lavorare e fare anche determinati tipi di lavoro, in alcuni casi addirittura impossibile. Tutte le attività della vita quotidiana comunque sono influenzate in maniera negativa dalla miastenia. Anche se noi pensiamo soltanto chi ha come sintomo la diplopia, quindi una visione doppia, non riesce neanche, non può neanche guidare. E la miastenia ha anche un impatto per quanto riguarda la sfera relazionale e intima, proprio perché la persona deve adattarsi a vivere questa condizione cronica che probabilmente l'accompagnerà tutta la vita e quindi ha una difficoltà ad accettare la malattia, ad essere accettati e compresi. Ecco, Romina, l'associazione è comunque molto forte in supporto dei pazienti. Qui racconti qualcosa dell'associazione e Sì. anche di cosa fate per i pazienti e quali progetti avete attivi oggi? Allora, la nostra associazione, l'AIM, è nata esattamente 40 anni fa, nel 1981, e l'obiettivo principale è quello di divulgare la miastenia non soltanto tra il pubblico, ma soprattutto tra gli operatori sanitari. Proprio perché uno dei problemi fondamentali della miastenia è che non è conosciuta dai medici, da molti medici, e quindi questo comporta un ritardo nella diagnosi e anche di conseguenza nella terapia. E noi diamo un supporto ai pazienti, loro contattano la nostra associazione anche per conoscere dei centri di riferimento
che possono essere vicine a loro perché chiamano pazienti da tutta Italia. E un altro problema è anche questo, che i centri di riferimento non sono, della mia assegna non sono presenti in tutta Italia, quindi molte volte le persone sono obbligate a fare viaggi proprio per fare una visita e per avere poi la diagnosi di miastenia. Noi diamo un'assistenza anche psicologica, sicuramente, cioè, uno dei nostri progetti è quello di fare dei corsi di formazione, soprattutto ai medici di medicina generale, per diffondere la conoscenza della miastenia. E sosteniamo comunque la ricerca, che è fondamentale e importante per il futuro.